Siamo su Boulevard d'Anspach, nel pieno centro di Bruxelles. Alle mie spalle potete vedere i controlli e le perquisizioni che militari e poliziotti in tenuta antisommossa effettuano su tutti coloro che entrano dentro la stazione. È una scena a cui i cittadini della capitale belga dovranno presto abituarsi. Bruxelles è in questo momento, a tutti gli effetti, una città al fronte. È questa la vita sotto la minaccia del terrorismo jihadista. L'unica garanzia della nostra libertà sono diventate le armi. Poco distante, davanti alla piazza della Borsa, una grande folla silenziosa si raduna per porgere omaggio ai martiri. Fiori e candele sull'asfalto, occhi lucidi e mani che tremano, con una sola parola d'ordine, tutti uniti contro l'odio di chi semina morte. Fermatevi, dice questa donna araba che cancella con un gessetto il simbolo dell'ISIS. Io sono una madre e in nome di Dio vi dico, fermatevi. Ma anche il quartiere della UE, dove si vedono solo polizia e giornalisti, è ferito a morte. Qui, a Melbeck, una bomba ha ucciso 20 persone proprio di fronte alla sede della Commissione Europea. I burocrati piangono con la gente comune e la mente corre alla piazza della Borsa, dove la pioggia ormai cancella i messaggi lasciati dai passanti. Ci sono molte scritte, addirittura una anche in latino. Hic mortui vivunt. Qui i morti sopravvivono.